Eder. Mech. Pallister. Un nuovo caso ha sconvolto la comunità di Gravina in Puglia. L'omicidio premeditato di Maria Arcangela Turturro. Una tragedia che ha riacceso il dibattito sulla violenza domestica in Italia. La notte del 6 ottobre è stata segnata da un orribile episodio di violenza domestica. Giuseppe La Carpia, un uomo di 65 anni, è stato arrestato con l'accusa di aver brutalmente ucciso sua moglie, Maria Arcangela Turturro, di 60 anni. Questo atto efferato non solo ha scioccato la tranquilla cittadina pugliese, ma ha anche portato alla luce le dinamiche spesso nascoste e letali della violenza domestica. Secondo le indagini della polizia, la serata è iniziata con un gesto premeditato da parte di La Carpia. L'uomo ha dato fuoco alla propria automobile, con l'intento di intrappolare la moglie all'interno. Maria, sebbene gravemente ustionata, è riuscita a fuggire dall'auto in fiamme, ma non è riuscita a mettersi completamente in salvo. La Carpia, infatti, l'ha seguita immediatamente. La sua furia è culminata in un'aggressione fisica brutale. L'ha immobilizzata a terra, usando il suo peso per schiacciarla, un atto che le ha provocato gravi fratture e una compressione fatale del cuore. Questo attacco ha avuto testimoni oculari, alcuni dei quali hanno catturato la scena con i loro telefoni, fornendo prove visive cruciali per le indagini. Nonostante le ferite mortali, Maria Arcangela Turturro è riuscita a fornire una testimonianza cruciale. Poco prima di morire, ha raccontato gli eventi alla figlia e alla polizia, contribuendo significativamente a formare il quadro accusatorio contro suo marito. Questa preziosa testimonianza ha dato alle forze dell'ordine un chiaro resoconto degli eventi, rafforzando la gravità delle accuse di omicidio premeditato. Le autorità hanno avviato indagini approfondite, raccogliendo testimonianze dai presenti e analizzando i video registrati durante l'aggressione. Questi sforzi investigativi sono stati fondamentali per comprendere appieno le circostanze di questo crimine orrendo. Giuseppe La Carpia, già noto alle forze dell'ordine per precedenti penali, è ora sotto custodia con accuse di omicidio premeditato e aggravato. Se giudicato colpevole, potrebbe affrontare pene severe, riflettendo la necessità di un sistema giudiziario che punisca adeguatamente tali atrocità. La comunità di Gravina in Puglia è in lutto. La morte di Maria ha scatenato un'ondata di indignazione e ha riacceso il dibattito sulla violenza domestica, una questione che continua a minacciare la sicurezza delle famiglie in tutto il mondo. Gruppi locali e organizzazioni di supporto hanno espresso la loro rabbia e il loro dolore, chiedendo azioni concrete per prevenire ulteriori tragedie. Questo caso tragico sottolinea l'importanza del coinvolgimento attivo di tutti i settori della società, dalle istituzioni alle forze dell'ordine, fino alla comunità civile, nella lotta contro la violenza di genere. L'episodio richiama l'attenzione sulla necessità di proteggere le vittime e di affrontare le dinamiche tossiche all'interno delle relazioni. Mentre la giustizia segue il suo corso, il ricordo di Maria Arcangela Turturro continua a ispirare la ricerca di soluzioni e la speranza di un futuro libero dalla violenza domestica. Nel tranquillo comune di Foiano della Chiana, situato nella provincia di Arezzo, si è consumato un dramma che ha scosso la comunità locale. Nella serata del 5 di questo mese, i carabinieri della compagnia di Cortona sono stati allertati dai familiari di una donna che non aveva fatto ritorno a casa. La preoccupazione crescente ha spinto le forze dell'ordine ad avviare immediatamente le ricerche, supportate anche dal personale dei vigili del fuoco di Cortona. Durante la notte, tra sabato e domenica, le speranze di ritrovare la donna sana e salva si sono infrante. Sul terreno di pertinenza della sua abitazione di campagna, gli agenti hanno rinvenuto il corpo senza vita di Letizia Girolami, nata nel 1952. I primi accertamenti della scena hanno rivelato una realtà agghiacciante. La donna presentava evidenti ferite al volto, segni inequivocabili di un'aggressione. Sul posto sono giunti il medico legale e la sezione investigazioni scientifiche del Comando Provinciale dei Carabinieri di Firenze per effettuare i rilievi necessari. Gli esami preliminari hanno confermato che la causa della morte era una profonda ferita alla testa, probabilmente inflitta durante un atto di violenza estremamente brutale.
Le indagini sono state condotte con solerzia dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Cortona, in collaborazione con la stazione locale e il nucleo investigativo di Arezzo. Sotto la direzione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Arezzo, intervenuto personalmente sul luogo dei fatti insieme al procuratore della Repubblica. Gli investigatori hanno raccolto prove sufficienti per procedere al fermo di un sospettato. Si tratta di un cittadino 37enne di origine pakistana, ritenuto il presunto responsabile dell'atroce omicidio. Al momento, le investigazioni continuano senza sosta. L'obiettivo è di delineare con precisione i fatti e le circostanze che hanno portato a questo tragico evento. Ogni dettaglio è cruciale per ricostruire la dinamica e il movente dell'omicidio, un puzzle che gli inquirenti sono determinati a risolvere. Dopo aver espletato le formalità di rito, il sospettato è stato trasferito presso la casa circondariale di Arezzo, dove rimarrà in custodia in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari. È importante sottolineare che, nonostante le accuse, il fermato deve essere considerato innocente fino a prova contraria, in linea con il principio di presunzione di innocenza. Questo caso, ancora in fase preliminare di indagine, richiede un definitivo accertamento di colpevolezza attraverso una sentenza irrevocabile. Nel frattempo, il diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, consente di informare la cittadinanza su questo tragico avvenimento che ha colpito la comunità di Foiano della Chiana. Nel tranquillo quartiere di Oratoio, a Pisa, un evento tragico ha scosso la comunità. Beni Arshai, un piastrellista di 37 anni di origini albanesi, è stato brutalmente assassinato con un colpo di pistola alla tempia, davanti agli occhi innocenti di suo figlio. L'omicidio, avvenuto nella corte della sua abitazione mentre si trovava all'interno del suo furgone, ha lasciato attoniti amici, familiari e residenti della zona. La scena del crimine è stata descritta come una vera e propria esecuzione. Intorno alle 21, Beni stava rientrando a casa dal lavoro quando è stato raggiunto da un assalitore che ha sparato almeno 5 colpi da una pistola calibro 22. Uno di questi colpi ha colpito mortalmente Beni alla testa, segnando la fine della sua vita in quella che sembrava essere una tranquilla serata di rientro dal lavoro. Florat Vesai, amico d'infanzia della vittima, ha raccontato i momenti successivi al delitto. Essendo venuto a conoscenza della tragedia, si è precipitato sul luogo per scoprire che il motore del furgone di Benny era ancora acceso. Segno che l'attacco è avvenuto immediatamente dopo il suo arrivo a casa. La moglie di Benny, inizialmente ignara della gravità di quanto accaduto, aveva scambiato i colpi di pistola per fuochi d'artificio, finché una vicina non l'ha avvertita. La scena che le si è presentata, con il marito senza vita e i bambini in lacrime, è stata devastante. Le indagini sono state subito avviate sotto la guida del sostituto procuratore Egidio Celano. Gli investigatori della polizia stanno lavorando alacremente per ricostruire gli ultimi momenti di vita di Beni e per comprendere il contesto in cui il delitto è maturato. Il ritrovamento dei bossoli sulla scena del crimine offre un punto di partenza, ma la vera sfida sarà scoprire il movente di questo atto efferato. Il fatto che l'omicidio sia avvenuto in prossimità di una chiesa, proprio mentre stava per iniziare una processione, aggiunge un ulteriore elemento di inquietudine all'intera vicenda. La comunità di Oratoio, solitamente tranquilla, è rimasta profondamente colpita da questo atto di violenza inaudita. La vita di Beni Arshai è stata spezzata in modo tragico e inspiegabile. Mentre la polizia continua a indagare, amici e familiari sperano che la giustizia possa presto fare il suo corso, portando alla luce la verità dietro questo orribile crimine. La comunità rimane unita nel dolore, cercando di trovare conforto e sicurezza in un momento di così grande sconvolgimento. Un tragico episodio ha scosso il quartiere dell'Alessandrino. Un dramma che si è sviluppato tra il 5 e il 6 ottobre, partendo da un'innocua lite tra adolescenti e culminando in un omicidio che ha spezzato vite e famiglie. La storia prende il via con una lite tra due ragazzi di 15 anni, per motivi che restano ancora sotto esame da parte degli investigatori. Queste dispute giovanili,
che spesso si risolvono con un semplice chiarimento. Hanno preso una piega tragica quando uno dei ragazzi ha confidato l'accaduto alla madre e allo zio, Marcello De Angelis. Un giovane di 25 anni. Spinto dal desiderio di risolvere il conflitto, lo zio ha deciso di accompagnare il nipote per chiarire la situazione, nella speranza di mettere fine alla lite senza ulteriori complicazioni. Nonostante le buone intenzioni, il tentativo di chiarimento si è trasformato in una colluttazione. Sebbene la situazione sembri essersi calmata inizialmente, la pace era solo temporanea. L'altro adolescente coinvolto nella lite è tornato a casa, raccontando al padre ciò che era accaduto. Questo ha innescato una reazione inaspettata. Il padre, un uomo di 45 anni, è uscito in strada poco dopo le 3 del mattino, deciso a ottenere delle spiegazioni. In un incontro casuale e fatidico, il 25enne Marcello De Angelis si è trovato faccia a faccia con il padre dell'altro ragazzo. In un momento di furia cieca, il 45enne ha accoltellato De Angelis all'addome, ferendolo gravemente. Nonostante i soccorsi tempestivi e il trasporto al policlinico Casilino, le ferite riportate si sono rivelate letali, e Marcello è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. Gli investigatori, prontamente intervenuti, sono riusciti a rintracciare e arrestare l'aggressore. Sotto una macchina parcheggiata non lontano dal luogo dell'aggressione, è stata trovata l'arma del delitto, un coltello da cucina lungo 30 cm. Sporco di sangue, questo ritrovamento ha fornito ulteriori prove per supportare l'accusa di omicidio. Sia la vittima che l'aggressore avevano precedenti penali, un elemento che complica ulteriormente la questione e solleva interrogativi sulle dinamiche pregresse tra i due. Tuttavia, non sono emerse informazioni concrete riguardo a eventuali attriti passati tra Marcello De Angelis e il 45enne arrestato. Questo tragico evento ci porta a riflettere su come una semplice lite tra adolescenti possa degenerare in un atto estremo di violenza. L'omicidio di Marcello De Angelis non solo ha privato una famiglia del proprio caro, ma ha anche messo in luce la necessità di affrontare con maggiore attenzione le dinamiche familiari e sociali che possono portare a esiti così drammatici. Mentre continuiamo a seguire questa vicenda, vi invitiamo a riflettere sulle ripercussioni della violenza e sull'importanza di trovare modi pacifici per risolvere i conflitti. Restate sintonizzati per aggiornamenti su questo e altri casi che esplorano le profonde e intricate dinamiche della criminalità. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.